Mixi Mixi nel posto, nuova puntata di Shopping Weed in centro a Milano, colonne di San Lorenzo. Ci troviamo da Par 5, che è un punto di riferimento per quanto riguarda le sneakers e non, in compagnia di un artista di cui sono super fan, oltre che amico, Gianni Marsiglia. Ciao Gianni, come stai? Sempre un piacere beccarti, lo sai bene. Shopping Weed, Gianni Marsiglia. Gianni, il tuo disco Memory, che tra l'altro è una delle poche cose che mi emoziona davvero nel panorama rap italiano, è fortemente legato alla tua città, Palermo. Si sente molto dal contenuto, da quello che dici. E oggi però ci troviamo a Milano, che è una città, come sai, fortemente influenzata dalla moda, ma anche dallo streetwear oramai, no? Sì. E tu, che vieni da una realtà differente come quella di Milano, come vivi il rapporto, il legame tra musica, tra rap e streetwear? Beh, siamo cresciuti comunque guardando tutti i rapper americani che erano i nostri idoli ai tempi, e quindi guardando tutti i particolari, insomma, su quello che indossavano, a partire dalle sneakers o comunque dei marchi che allora andavano molto, fine 90, primi 2000, no? Sì, sì. E quindi siamo stati bombardati da tutta quell'esplosione di marchi di quel periodo lì. Di outfit, di cose. Esatto. Mi ricordo che apprezzavamo tantissimo lo stile di Jay-Z. Io cercavo di vestirmi come lui, no? Con la camicia e il New Era storto. Sì, 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 un po' tra l'elegante e il... Sì, vabbè, il rap è sempre stato molto legato alla moda e soprattutto i codici, no? Sì, sì, sì. Il riconoscimento che avevamo per strada erano quelli. Quando vedevi qualcuno col pantalone largo o con la sneakers di un certo tipo, allora subito sì, è un riconoscimento. Parte, sempre stata una parte fondamentale alla fine di questa musica. Certo. E come tu sai, il rap è uno dei generi più ascoltati oramai tra la gente, soprattutto tra i giovani. E come tu sai, tempo fa, essendo anche un po' più grande di me, chi ascoltava rap veniva visto un po' come un emarginato. Anni fa, no? Anche perché la musica non era capita dall'ascoltatore medio. Però poi a contribuire questo sdegno c'era anche l'aspetto del vestiario, no? Quindi pantaloni larghi, baggy, cappellino all'indietro, felponi. Come vivevi quel periodo in cui forse era proprio l'abbigliamento ad emarginarci? Sicuramente ti rendeva più speciale, no? C'era un po' figa quella cosa di sentirsi osservato per strada, perché è un po' diverso dagli altri, ma ti rendeva unico. Esatto. E allo stesso tempo però ho apprezzato anche il fatto che molte cose che mettevo io da ragazzino che i miei compagni guardavano con sconcerto. Sì, sì, un po' stupore, un po' sconcerto. Poi negli anni comunque sono entrate, che ne so, per esempio, quando io mettevo i Timberland Boots da ragazzino, i miei compagni mi guardavano strano. Sì, sì. Però poi negli anni, no, poi rivedere le stesse persone che mettevano quella roba che prima ti guardavano in modo strano è una certa soddisfazione. Certo, certo, sì, ti viene anche quel sorrisetto, sì, per dire, ah, oh, vedi te adesso questo qua, che cosa... È un periodo in cui ci sono un sacco di uscite, tutto va super veloce, sia gli artisti che escono fanno un sacco di numeri, poi ne arrivano altri nel giro di un anno, tre mesi, e così anche i trend. E io ti vorrei chiedere se in questo periodo, in questi mesi, in questi anni, hai notato un artista che ti ha mandato particolarmente fuori per le scelte del suo look, oppure anche semplicemente una scarpa legata al trend che ti ha super gasato. Come ti dicevo prima, a me piacciono comunque le cose particolari, le cose di un po' più ricercate, no? Certo. Se dovessi pensare a un artista che... Asapro che è il più stiloso di tutti, forse. Sì, che c'è sempre comunque quelle cose ricercate. Poi vabbè, lui è un figo, veste tutto da panico. Sì, sì, sì. Forse lui è quello che più rappresenta, no? Secondo me. Che cavalca anche i trend, però allo stesso tempo sì, è se stesso e comunque sì, è bravo. C'è sempre un pochino di ricerca, no? Esatto. E noi sappiamo che sei comunque un appassionato di streetwear. Hai una scarpa o un capo, una scarpa di cui sei particolarmente fiero o gasato di possedere? Non particolarmente, io sono a periodi, cioè per esempio quando ero ragazzino mi ero fissato con le Nike Dunk e compravo solo quelle, sempre la stessa scarpa di varie colorazioni, no? Boh, ora come ora mi piacciono molto le scarpe tecniche magari,
un po' più specifiche. Sì, questi, tutti questi materiali nuovi che comunque ti fanno sentire super comodo. Non, cioè, leggero. Esatto, super leggero, che comunque è una bella rivoluzione. Una cosa che mette tutti d'accordo è proprio il tuo talento, nel senso la tua musica, il modo in cui esprimi le cose, le liriche, tutto quanto. Infatti sei super propsato sia dalla critica che dai colleghi, big e non. Tutta questa considerazione, da un lato a volte non la vedi un po' come una pressione oppure la vivi come semplice, puro agonismo con te stesso? Ma sicuramente potrebbe anche mettere pressione, però negli anni ho imparato a trasformarla in motivazione, no? Ok. Quindi comunque cerco sempre di fare meglio in tutto quello che riguarda la musica, perché a parte che ci tengo, è la mia passione principale, mi sveglio la mattina pensando a come per esempio deve suonare il prossimo disco. E soprattutto le vivi in maniera molto in prima persona te. Sì, anche sì, sì. A differenza di altri artisti, cioè proprio la vivi in maniera carnale. Sì, sì, assolutamente, sì, sì. Quindi ho imparato a gestirla questa cosa, perché appunto mi stimola a fare sempre meglio ogni volta che decido di fare un progetto nuovo. Tu negli anni ti sei sempre affidato alle capacità, al talento di Big Joe, Bella sì. Joe, uno dei top producer in Italy, Bella salutiamo. Bro. E, qual è il valore aggiunto di lavorare per tanti anni sempre con una persona che appunto si fida di te, di cui ti fidi anche te? E hai mai pensato di realizzare degli album prodotti interamente da altri producer, oltre che Big Joe? Vabbè, sicuramente lavorare con un producer soltanto dà molto, secondo me, valore ad un disco, perché sicuramente non hai quel problema di cercare di far risultare tutto omogeneo. Certo. Quindi vabbè, a parte che io e Joe siamo cresciuti ascoltando più o meno le stesse cose, abbiamo dei gusti molto simili, siamo amici, quindi è chiaro che lavorare con lui è sempre stato semplice, tra virgolette. Sì, automatico, sì, quasi. Sì, sì, sì. Sì, sì. Naturale, sicuramente. Per una questione anche di stimoli, in questo periodo sia lui che io stiamo cercando anche di fare delle cose con altri. Però vabbè, è chiaro che siamo una squadra collaudata, no? Certo, un duo vincente. Rodata, cioè sì, siamo ci troviamo sempre bene comunque in studio, quindi è la cosa più naturale, che ormai saranno più di 10 anni che comunque suonate assieme, piangete assieme, vi casate assieme, sì, esatto, sì, vivete esatto. Tutto a 360 gradi. Esatto, abbiamo condiviso così tante esperienze comunque riguardanti la musica, che è inevitabile comunque cioè stare in studio e creare è una cosa che è diventata automatica. Però. Certo, e poi diventa anche una necessità, insomma, sì, si vede. E tralasciando l'aspetto del rapper, quindi dell'artista che sei, che entri in studio, registri, hai mai pensato di parallelamente di intraprendere anche qualche altro percorso, sempre legato alla musica, ad esempio crearti un'etichetta discografica, una linea di vestiti, collaborare con un brand per una sneakers? Ah, questo è un periodo in cui sicuramente dopo il disco cercherò di fare qualcos'altro che possa magari stimolarmi e darmi delle altre idee. Sicuramente dedicarmi anche ad altri progetti potrebbe essere molto utile per la mia carriera. Anche scrivere per altri, stare in studio con altri artisti, sicuramente cercheremo di fare qualcosa. Di alimentarla. E dal punto di vista dell'abbigliamento, ti è mai venuto il trip? Sì, vabbè, tutti. Sfido chiunque a non averci mai pensato una volta, però è un po' complicato. Certo, perché, non è che lo fai così. Sì, nel senso far andare forte un brand non è facilissimo, no? Però vabbè, io sono uno comunque abbastanza appassionato, non sono un fissato, però sono abbastanza appassionato, quindi potrebbe essere una cosa figa. Johnny, magari in futuro poi. King come sempre. Grazie bro. Siamo qua da Par 5 e andiamo a vedere un po' cosa ti piace, va? Vediamo un po' i gusti di Johnny Marsiglia. Dai. Shopping with Johnny Marsiglia. Allora
Johnny, adesso mi fai vedere un po' cosa ti piace qui da Par 5, anche perché c'è un super wall di sneakers, sì, no, un po' di magliettame, un po' di felpine, un po' di cose. Ho notato che avete qualcosa di South Fresh. Yes, guardiamo. Sì. Belle, tra l'altro sì, tu conosci. Cioè io lo conosco Alberto. E com'è, lavori con lui? Un nostro amico ci è venuto a trovare a Palermo, tra l'altro da pochissimo, un mesetto fa, è stato un po' con noi a Palermo, abbiamo fatto delle foto. Sì, lui è uno che mette molta cura in quello che fa, la ricerca dei materiali, sai, lui, a parte essere una persona con cui mi trovo molto bene. Certo, anche a livello umano. Sì, oltre sì, che... sì, sì, poi è da un po' che ci frequentiamo, è capitato spesso che mi ha passato molta roba sua. E com'è che hai iniziato a lavorare con lui? Ci siamo conosciuti tramite Night Skinny, okay. Già collaborava con lui qualche anno fa, siamo rimasti in contatto, comunque ci sentiamo l'altra volta, come ti dicevo l'altra volta è venuto a Palermo, l'abbiamo fatto mangiare. Io non lo dico perché sei tu qui, ma una delle migliori mangiate della mia vita, Bagheria, quindi adesso non voglio parlare di cibo, però quando parli di Palermo si apre sempre, quando parli di Palermo veramente si apre sempre quella parentesi. Top. E hai già visto qualche colore che ti gasa? Vabbè, questa camicia mi piace un sacco perché vabbè apprezzo un sacco il suo studio su la roccia, proprio la roccia ricerca per fare questo camo. Adesso non mi ricordo da dove viene questa pietra, però so che lui ha fatto comunque molto studio sulle pietre di vari territori. Sì, sì, sugli elementi proprio. Sì, sì. Ma infatti tu come look, non a caso la camicia, mi ricordi un po' Nipsey. Cioè per me te lo dico, per me sei in senso buono del termine, sì, sì, il Nipsey assoluto italiano, sia per magari look sia poi, per look e attitudine, frate, quindi tantissimo. Pace all'anima sua, cara. Rest in peace, Nipsey. Io ci sono rimasto malissimo quando... Mi dicevi che te lo sei tipo poi ascoltato una settimana, sì, di fila. Quindi un po' di magliettame, sì, un po' di magliettame South Fresh, abbiamo già visto un po' sì, di bombette. Sì, sì, sto vedendo sicuramente un paio di maglie, le prendo, e la camicia che mi la piace. La camicia un sicuro, e tu, la frate. A me piacciono i classici, quelli che non tramontano mai, ma mi piacciono anche delle cose nuove. L'altro stavo guardando le... Zio, c'è che bomba. A te piacciono? Guarda, non lo... forse più un legame affettivo perché... Non so se le metterei adesso, però... Io 99 euro Foot Locker scontatissime, quando ero piccolo, e ci prendevano tutti per il culo. Però mi piacciono anche, che ne so, qui le React, tutte comunque che hanno dei materiali tecnici nuovi. Insomma, mi piace sia la roba così innovativa che quella che super, anch'io, no, sono giù con te. Sì. Infatti, Vans, anche prima stavamo chiacchierando, stavamo guardando le Vans. Tra l'altro sì, sì. Par 5 ha le più fighe, che sono le A9, che sono quelle più, come dire, fedeli alle prime realizzazioni di Vans, anche la suola un po' più vintage, l'Ultra Cash sì, dentro. Questo qua, fra, questo è i tuoi colori. Sì, sì. Questo è proprio Palermo. Tra l'altro mi pare che il codice dal sito per ordinarlo è proprio Palermo. Palermo, per selezionarlo e acquistarlo. Sì, sì, sì. Tra l'altro questo è un cappello che Joe utilizza tantissimo. Ma poi io so che comunque anche nel tuo giro di amici, collaboratori, c'è un sacco di gente che è intrippata comunque con lo streetwear. Abbastanza. Lo streetwear, sì. Infatti guardavo tutti i pezzi. Eh sì, qua, guarda, anch'io quando sono arrivato prima che ti dovevo intervistare ero proprio fisso qua a guardare il wall e dicevo, minchia, ne comprerei tutte. Johnny ci ha dato un po' di input su cosa gli piace, sì, cosa non gli piace, da South Fresh alle sneakers più classiche a quelle con il materiale più tecnico. Sì, sì, e poi qua c'è una bella selezione, quindi sì, bisogna sì, solo decidere. Che magari poi proviamo qualcosa, è stato un piacere veramente, grazie anche per come ci hai descritto le cose. Da paura, è sempre un piacere beccare un king come Johnny Marsiglia. Piacere mio. Par 5 Milano, Johnny Marsiglia, Mixi Mixi Shopping Week. Yes, sir. Di questa puntata Shopping with Johnny Marsiglia da Par 5.
Vedo che hai scelto un po' di bombette, tra l'altro, sì, che riprendono proprio un po' il tuo stile, quindi se vuoi, sì, parlarne anche tu, qua abbiamo un po' di... Sì, ho approfittato insomma della presenza di South Fresh, e ci ho abbinato questa Jordan 1 Low, l'altra appena uscita. Fra, che dici? Che ho visto bomba. Comunque... No, sei tutto mezzato, poi anche per il discorso della ricerca, sì, del, sì, sì, del, di questa camicia qui di South, sì, Fresh. Sì, tra l'altro questa è una delle cose più fighe di Alberto di South Fresh, perché... No, ma proprio azzeccati per te, secondo me. Quel clean bello però, capito? Sì, non troppo pasticciato, ma sempre fresco. Esatto. Con questa, fra, ti vedo proprio from the hood. Sì. Eh? Poi anche azzeccato? Te che sei bello scuro, col pantaloncino così, la maglia South Fresh, anche la sneakers old school Jordan, sì, la, sì, la low, sì, così. Proprio from the hood. Johnny from the hood. Esatto. Super hit. Oh, hai spaccato, fra. Curiosiscono. Perché tu, perché dici non, di... Sì, non le conosco, andrò a leggere qualcosa sicuramente. Anch'io non sono super ferrato su queste, sì, infatti mi stavo facendo suggerire.